Nick, sei proprio bruttissimo oggi, più del solito. Ma come? Sì, ma non così brutto come l'invasore 3000. E ragazzi, oggi abbiamo un invasore 3000. Non sto scherzando, veramente c'è un invasore 3000 che si chiama una persona che è entrata così a caso nel mio server, nel nostro server. E non sappiamo come mai è entrata praticamente. Secondo me sta giocando, tipo, io lo lascio qua. Vediamo come andrà in questo video, ma devo anche capire chi è. Quindi ho deciso di iniziare questa registrazione perché devo capire bene chi è questa persona. E quindi, forza Nick, vieni con me, andiamo da questa parte e andiamo a trovare questo invasore 3000, che sinceramente non so nemmeno dove lo troveremo. Poi questo castello l'ha costruito anche Nick, tipo ha costruito le fornaci automatiche, eccetera. Molto belle, devo dire, bravo Nick. Grazie. Un po' asimmetrico, però, devo dire. Ah, Questo fa schifo da parte tua, però. non lo sapevo. Ho visto, ma infatti vergognati per questa Perché situazione. sono anche a me da non fastidio le cose asimmetriche, perciò non l'avrei mai fatto così. Vedo. Vabbè, comunque, andiamo da quest'altra parte e cerchiamo di trovare l'invasore 3000. Scusate che mi è partito un attimo di russo. Però praticamente nulla contro, ovviamente. Assolutamente. Ciao a tutti gli amici russi. Gaev, volevo dire, invasore 3000, ma dove caspita si trova questo invasore? Cioè, perché non mi ricordavo più come si chiamava questo invasore 3000. Mi era venuto una sorta di stupidaggine. Ma no, seriamente, vedete che c'è in tab l'invasore 3000, ci dovrebbe essere da qualche parte. Non è che qua dentro. No, non è dentro casa mia in teoria, infatti. Ok, no, tu parla sempre alto, perché tu ti stavi addormentando, non so come mai. Ah, ok, scusa. Ok, allora, tu lo vedi, Nick, dove potrebbe trovarsi secondo te? No, non lo vedo, non so dove si potrebbe trovare. Mannaggia, forse perché è spawnato, tipo, e ci sta cercando il villaggio, potrebbe essere. Possibile. Allora, io intanto che lui arriva, mi metto a coltivare un attimo, quindi faccio queste cose. Comportiamoci come se, tipo, noi non... capito? Come se non lo conosciamo, come se non ci Avessimo fossimo che accorti. lui è dentro. Sì, esatto, come se non abbiamo capito niente, tipo, no? E magari, ecco, è l'invasore, fai finta di niente, Eccolo. fai finta di niente, fai finta di niente. Comportati normalmente, vedete, lui si sta avvicinando praticamente ora. Io mi sto preoccupando perché non so nemmeno che caspita di persona sia. Potrebbe essere un amico nostro, tipo, non so, cioè, un amico mio di certo non è perché non lo conosco. Poi magari, ciao, addio, perché questo ciao? Rispondiamo? Ciao. Chi sei? Sì, io gli sto rispondendo. Tipo così, no? Cerchiamo di capire bene. Comportiamoci in modo normale. Magari lui, tipo, dirà: oh, questi qua non mi stanno calcolando. Se ne vadano a quel paese. Speriamo Ma di c'è no, un però, perché. cartello. Che cartello ha scritto? È tipo delle faccine. Oh mio Dio, aspetta un attimo, che devo vedere. Il vostro più. Aspetta, il vostro più grande fan. Cioè, nel senso, è un nostro fan. Aspetta. A quanto pare sì. Ma di YT domanda. Cioè, perché io voglio capire. Ha proprio scritto, ha proprio messo le faccine sorridenti. E beh, è Sì, dai. simpatico però. È Sì, simpatico. dai. Io lo lascerei. Ha detto sì, Dani. Perché ha detto sì, Ah, Dani? infatti, no, ho detto sì, dai. Ah, ok. No, infatti, di tutto. Ah, di tutto, anche di TikTok. Perfetto. Mi fa piacere. Bello. Solo queste due cose abbiamo iniziato Twitch, ma poi l'abbiamo un attimo abbandonato perché non era il nostro campo d'azione. Almeno non per ora. Poi comunque continuerà. Lo dico anche qua perché comunque ho voluto provare questa piattaforma. Ma per ora mi preferisco concentrarmi su YouTube e su TikTok, che sono le cose che so fare bene. Poi dopo Twitch più avanti ritornerà. Però dico più avanti, forse fra un anno quando finirò la Andando al scuola. castello. No, no, non deve entrare nel mio castello. No, aspetta, se vuoi lo fermo, lo uccido. Cosa sta facendo? Sta mettendo cartelli, pazzo. Castello bellissimo. Da non si sa. Cosa vuol dire da non si sa? È mio. Ma no, scusa, Nika. Adesso io devo capire che caspita vuole Sta fare questo. scrivendo roba con i cartelli a caso. Sta andando Non. in una zona che ancora non dovresti vedere. Che peraltro è ancora in costruzione. Mannaggia te, dovresti finirlo. Infatti. Però scusami, allora, perché sta facendo sta roba? Deve uscire sto qua, non si deve permettere mai Ah, nella vita di entrare. infatti. Allora, ho capito, aspetta. Devi stare fuori. 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 Vabbè, ci siamo capiti. Wow, esci dal castello. No, perché sinceramente, io comunque diminuisco un attimo, ragazzi, perché sennò non si vede assolutamente niente. Diminuisco la chat. Ok. Adesso non si vede letteralmente niente. Non puoi rimanere qua, dice Nick. Esatto, non può. Cioè, come si permette sto qua? Però, Nick, oltre. Io quando finisco un discorso devi Ah, parlare te. Devi ok, parlare scusa. te! Stai concentrato! Mannaggina, Sant'Angina. Ok, allora, questo invasore 3000 comunque ha proprio. Cioè, non si può permettere di entrare qua dentro. Perché Ah, ma avete visto infatti. che a me girano le palle. No, non per dire, però comunque è un po'. Vabbè, no, dai, cioè, comunque è simpatico. A parte che ha messo i cartelli in questa Ma zona, non ci. appunto.
sta continuando a mettere i cartelli. Questa cosa non mi sta facendo mettere roba. Triggerare. Mi dà fastidio a me. Sì, anche a me dà fastidio, cioè non puoi. Allora, ma poi che skin ha? Cioè, ha la skin di Gomma Rosa, che peraltro no, sono infatti. Sono fan di Adventure Time di Gomma Rosa, molto bello, cioè un cartone molto bello di Cartoon Network. Mi piace, ma cosa sta scrivendo? Oddio. Non lo so. Allora, aspetta cassino? Un attimo, sei felice? Poi cosa sto scrivendo pure io che non so scrivere praticamente. Io ho paura di quello che sta per fare comunque. Perché sì, yuppie, parti. Potrebbe scrivere altra roba, un po' più. No, ma sono convinto che lui è bravo, l'invasore 3000. Certo, ha un nome no, dà un fastidio della Madonna. Lo detesto, Nick. Ok, che è un nostro fan. No, smesso. Ok, che è un nostro fan, però i nostri fan di solito non si comportano. No, così, ma infatti. Cioè, sono più bravi di solito, non rompono le palle in continuazione. Tre secondi, siamo stati tutti 3 secondi, ci siamo rotti le palle. No, non è mai possibile questa cosa. Invasore 3000, ma come ti permetti? Oh, se stai guardando questo video, non ti permettere più a fare ste robe perché guarda che mi girano le scatole. Ma poi Sasso, dove stai, Sasso? Ma non lo so. No, vai, ma sto qua è difficile. Ma è andato. Ma seriamente, ma dove sta? Ma... Non è neanche nel server, mi sa ma che lo è uscito. Vedo. Ma lo vedo. Ma è crashato. Ma figlio di va, guarda, io veramente non ho parole, guarda. Vorrei dire tante questo cose. Questo qua cosa sta facendo intanto? Ma sta si è messo lo spawn point, ma pure ti ha aperto la cassa. Mi ha aperto la cassa, sì, sì mi ha aperto la cassa. Cioè proprio quando sbagli a scrivere non ti ha aperto, apreto invece, no? Apreto la cassa. Comunque qua c'è il letto di sconosciuto, non so perché sconosciuto dovrebbe essere. Ma poi infatti, ma perché ci sono 1000 letti qua? Non è normale questa cosa. Dobbiamo farci i nostri letti. Cosa sta facendo? Ma la smette. Allora scusa un attimo. Smettila! No, gli ho anche detto io di smetterla, ma lui continua. Cattivo! 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 Ok, beh. È uscito. Oh, no, si è offeso. Finalmente. No, è rientrato. Peccato. Oh, Jesus. Ok, sto cercando di capire come trattare questo invasore 3000 perché non è. Cioè, non è. Basta. No, non scavare. Pazzo, scavare. Dai, io non so scrivere perché sto cercando di scrivere veloce. Ma cosa sta facendo? Ma è completamente fuori di testa. No, aspetta, no. Io non lo sopporto, vi devo picchiarlo. No, devo guarda, picchiarlo. Cioè, lo mettiamo in prigione. Allora, innanzitutto vedo che si era messo in una giara di vetro. Questa cosa non è. Allora, basta! Prigione! Via! Show! Via! Non ti permettere! Cattivo! 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 Ma guarda tu questo cattivo! Cosa c'è qua? Ah, c'è Nagito! No, cattivo! Per chi guarda quell'anima e scriva io non l'ho mai visto comunque. Sono i nostri amici che lo guardano. Anche io l'ho mai visto. Scrivete se avete mai visto qualche. Scrivetemi il vostro anime preferito nei commenti se ce l'avete. O tipo che cosa guardate come intrattenimento a parte YouTube ovviamente. O tipo quali YouTuber guardate nei commenti, anzi mi piacerebbe molto saperlo. Perché io tipo seguo a volte Lion, poi ovviamente tutti gli altri canali di scienza e robe del genere. Tipo cose strane. Comunque guarda qua, perché hai ucciso l'invasore? Cioè poverino adesso. L'ho fatto per sbaglio. Ho capito che ti sta così poca vita. Ho capito che ti sta sul tavolo. Non ho capito cosa hai detto. Aia. Aveva poca vita. Lo so, purtroppo. Però vedi, si è offeso così. L'hai offeso. Adesso non fa niente. Stiamo parlando di uno che rompe. Sì, ho capito, però comunque se entra nel server dovremmo trattarlo in un modo abbastanza caruccio, no? Cioè, è un nostro ospite di solito, gli ospiti. Ho capito, ma non sto andando in prigione, ci stavo anche iniziando da fastidio. A parte che anche gli ospiti comunque non è che vengono in casa e ti strappano tutte le tutti i vestiti di rosso. Anche gli ospiti quando vanno a casa delle persone di solito si comportano bene, però... Comunque di solito gli ospiti si comportano. Oh, mi sta picchiando. Oh, no, sei cattivo. Non fare così. Perché io. Io ti. No, cosa sto scrivendo? Io ti. Vi. Sì, hai capito? Cioè, io veramente. No, com'è possibile questa cosa? Che non si capisce mai. Veramente scioccato. Nick è cattivo. No, è lui quello cattivo. Allora, hai ragione. Scrivi. Vabbè, ha capito, dai, è perspicace, mi sembra perspicace come persona. Allora, vieni qua, Nick. Aspetta, io lo metto in punizione. Forza. Certo, ma perché? Ma io cosa ho fatto? Perché dobbiamo dargli corda, non sai, vai qua. Ah, ok, vabbè, io tanto poi scappo perché scappo. Sì, vieni. E qua, vedi, è cattivo, vedi, cattivissimo proprio.
C'è proprio una roba pazzurda. Anzi, adesso guarda, lo sposto anche su DS, perché vedo che sta qua nella home. Lo sposto così almeno ci sente. E però non gli do. Tanto non può parlare qua in questa stanza. Non ha provato. Non ha, cioè, tipo, non ha la possibilità di parlare. Allora, ciao. Ora ci senti praticamente. No, siamo tutti quanti molto belli qua, appassionatamente. Vedi che Nick è proprio antipatico comunque. Cioè, l'ho messo qua dentro e proprio sta sul cacco. Per non dire qualcos'altro, guarda, perché se no sarei, cioè, vero, scrivimi in chat se mi senti, perché forse non mi senti nemmeno. Ok, no, vedi, mi sta facendo la testa. Ok, perfetto, l'importante è questo, mi sta sentendo, perfetto, perfetto. Beh, entri in prigione. Come ti senti al fatto di, no, infatti, in prigione. No, però allora ascolta, fermo. Stai essendo un po', stai un po' dando fastidio, perché praticamente stai rompendo cose, stai mettendo cartelli in giro. E lo so, non ti devi sentire triste. Ma è la verità un pochino, no? Dopo tutto, però comunque puoi comunque stare in questo mondo e giocare e farti la tua casa normale. Se vuoi puoi fare. Cos'è che hai detto tu che non sei capito? L'hai imprigionato. L'hai imprigionato, ok. Esatto, ti meriti se stai lì. Ah, ciao. Via vita starai. Esatto, ciao ciao. Ah, adesso che bello non avere le prigioni, che bello. Oh, ma come funziona sta? Ho fatto io quelle bellissime prigioni. Sì, bellissimo. No, sta uscendo e rientrando. Fai un attimo roba, cosa stai facendo, ok? No, non puoi uscire e rientrare. Guarda che è illegale, va contro la costituzione. Ma rimane lo stesso là dentro, tanto. Sì, beh, questo è vero, però comunque dà fastidio nella chat. Cioè, è impazzito. Lo so. Vabbè, se ok, va. Vanno. No, allora, mi sembra brutto bannarlo, quindi... Ok, aspetti, ti ridò la possibilità di uscire. Ma comportati bene, forza, esci. Bene, vedi, adesso è più felice. Oh! Schifoso che non sei altro, non ti permettere mai più di essere okay, contro il re, se no poi dopo dovrò metterti in prigione per sempre. Dovrà far cose brutte a me, mettermi in prigione. Parla forte. Ok. No, Nick, allora Nick. No, mi sa che lo sentite in ritardo. Ah, che bello, c'hai pure la connessione rotta, bello come no, cosa. Di solito non è così, però vabbè. Mi fa piacere che non sia così di solito. No, infatti di solito non è così. Chissà perché proprio mentre registriamo il video deve essere così la connessione, vero? Mannaggia te. Io non ci posso fare niente. Comunque, questo invasore, secondo me... Aspetta, comunque invasore ti spostiamo. Ciao, ciao. Ok, bene. Adesso spengo la musichetta perché ha proprio rotto le palle. Scusatemi tanto. No, ma infatti, cioè... Allora... Ma bannalo! No, non lo voglio bannare perché secondo me lui nasconde, ragazzi, un segreto oscuro. Mi aveva detto un mio amico che... Questo invasore viene tipo a volte, non lo so, che viene nei suoi mondi, che fa cose. Secondo me lui è l'invasore e sono molto amici. Proprio così tanto, cioè vabbè. Sono molto amici. Non vorrei che questo amico in realtà sia stato persuaso, sia stato tipo costretto anche magari da questo invasore a dire queste cose. Chi lo sa, cioè dobbiamo investigare, perché secondo me questa persona non è una normale persona. Secondo me questo non è un fan. Può sembrare innocente con quella skin, ma... Pensateci, questa skin è stata proprio fatta apposta, capito? Cioè, vedete, tutta quanta carina, pucciosa. Cioè, come mai questo invasore 3000? È morto. È proprio innocente, sì, lo vedo che è morto, ma è perché è un po' stupido, poverino. Cioè, ha proprio... Nick, devi parlare comunque delle cose che sto parlando io. Cioè, allora, praticamente, è, diciamo, fa cose molto innocenti. Tipo, vabbè, mette cartelli in giro, ha la skin carina. Secondo me è una cosa molto innocente. Quindi, mi puzza questa cosa, mi puzza. Ecco, sta impazzendo. Perché sta spammando il mio nome? Non lo so. Comunque vedremo, capiremo meglio nel prossimo video come funzionerà. E nel caso scriveteci nei commenti voi che cosa ne pensate. Ciao. Ciao.